Benvenuti e bentornati al Settimanalito, il settimanale di El Mirchito. Oggi partiamo con una piccola premessa, cioè il video del Lecce sulle notizie di calciomercato del Lecce non sono riuscito a portarvelo questa settimana e mi dispiace tantissimo, avrei voluto farlo, ma purtroppo ho avuto un po' di imprevisti e non sono riuscito a farlo. Quindi spero almeno per martedì barra giovedì, quindi in quei tre giorni, di portarvelo. E ovviamente sempre se non ci sono complicanze, sempre se non ci sono imprevisti, però spero e credo di riuscire a portarvelo almeno per martedì, giovedì, ripeto. Poi settimana prossima faremo un altro weekly dove parliamo di un argomento, e domenica prossima sarà l'argomento videogiochi, quindi la mia storia e come mi sono avvicinato ai videogiochi e tutto il resto, da quando sono nato fino ad adesso. E per mi piace comunque parlare anche di argomenti così, di argomenti mirati, parliamo una volta, anche due, magari se ci sono altri argomenti o se esce qualche domanda vostra nei commenti. E vi ricordo e vi invito soprattutto a lasciare qualche domanda nei commenti se volete che io risponda, o un argomento intero, così se magari ho abbastanza esperienza per poterne parlare ne parliamo, oppure magari se sono più argomenti in cui ho poche esperienze possiamo anche fare un video unico per 2, 3, 4 argomenti, poi dipende, no? E quindi questa era la premessa che volevo farvi. Bon, passiamo al weekly vero e proprio, al settimanalito. Questa settimana abbiamo raggiunto i 75 iscritti. Io, cioè, vi ringrazierei uno a uno, vi ringrazierei veramente, se vi conoscessi vi direi grazie a tutti quanti, e perché per me è veramente importante, e sono veramente orgoglioso e soddisfatto di quello che sto facendo. Ovviamente cercherò sempre di migliorarmi, perché quello è il modo giusto di affrontare le cose, no? Non c'è mai un limite, devi sempre cercare di andare avanti, poi ovviamente le cose le impari, le assimili, le fai tue, e quindi poi riesci anche a migliorare tanti punti. Infatti in questi 6 mesi ormai, perché sono qui da gennaio, sono su YouTube da gennaio, oggi è il 4 di giugno, il 5 per voi, sono esattamente 6 mesi che sto qui su YouTube, e ho imparato tantissimo anche a parlare meglio, perché soprattutto davanti a una videocamera, a far sentire la mia voce, a farmi vedere soprattutto. Sono un ragazzo abbastanza timido, e questa esperienza mi ha fatto crescere sotto tanti punti di vista e sotto tanti aspetti del mio carattere. Sono riuscito a limarli, sono riuscito a modificare quel qualcosa. Infatti adesso parlo molto molto meglio, nel senso non ho timore nel parlare, in realtà non l'ho mai avuto, però magari c'è un po' di vergogna, no? Quando parli con qualcuno che non conosci, oppure quando parli davanti a una fotocamera, no? Che praticamente non c'è nessuno dall'altra parte e sto parlando io da solo col telefono, però sto parlando a tutti voi, a tutti quelli che guardano il video, quindi immagino voi mentre parlo. E prima per me era una questione veramente da mettere da parte proprio, non riuscivo a fare queste cose, e quindi credo che su questo sia un punto a favore di quello che sto facendo, perché oltre a fare quello che mi piace, cioè fare videogiochi e far divertire, perché comunque quello è il target, no? Quello è l'obiettivo che voglio fare, far divertire gli altri come mi diverto io. E poi anche parlare di altri argomenti oltre ai videogiochi, quindi fuori dalla sfera dei videogiochi, sia cose personali che magari altre cose, non l'avrei mai fatto, non avrei mai deciso di mettermi davanti alla fotocamera e far vedere il mio bel faccione e fare ste stronzate, per dire, no? Non l'avrei mai fatto, quindi
grazie, grazie, grazie per il continuo supporto, perché vedete i miei video, li commentate, e magari quelli sui videogiochi un pochino di meno, però sono contento lo stesso perché le visualizzazioni arrivano. Va bene, non ci sono commenti, ma almeno vedo la vostra vicinanza a me, il vostro... Vabbè, adesso mi vedo, ma pure 5 minuti di video, ma chi se ne frega, me lo vedo. Non me lo vedo tutto, non mi vedo tutti e 20 minuti, per me è veramente importante, per me è importantissima questa cosa, perché comunque mi fa capire quanto tenete al mio lavoro, perché è vero, sì, in questo momento non guadagno nulla, però fare questo per 4-5 ore al giorno, quindi registrare, montare il video e anche pensare su a quale cosa poter farci un video, su quale argomento poter fare un video, è un lavoro alla fine, perché lo faccio tutti i giorni, quelle 4-5, a volte anche 6 ore tra registrazione e montaggio le impiego, quindi per me è un lavoro a tutti gli effetti, è un lavoro a tutti gli effetti perché lo faccio ogni giorno. E ripeto, è molto bello, questo vi metto anche la clip perché però dico, è molto bello quando la gente si interessa, quando la gente ti vede, ti guarda, interagisce con te, ma magari sono, ripeto, è solo quella visualizzazione da 5 minuti e non lascia neanche un commento, non lascia il mi piace, va benissimo, nel senso sono molto contento. E poi, tra l'altro, adesso che ci penso, ieri venerdì mi sono ricordato di una cosa, ne stavo parlando proprio con la mia ragazza, di un fatto che praticamente 2 mesi fa avevo scritto su un bigliettino, su un cartoncino, vabbè, adesso non è importante che cosa fosse. Avevo scritto: raggiungiamo i 50, obiettivo 50 iscritti entro il mio compleanno, che tra l'altro è fra pochissimo, tra meno di una settimana, fra 6 giorni praticamente, 5 quando vedrete voi questo video, è il 10 giugno. E l'obiettivo che mi ero posto 2 mesi fa era fare 50 iscritti entro il mio compleanno. Ora, io 2 mesi fa avevo tipo 25 iscritti, 27 iscritti, forse neanche 30. E mi sembrava un obiettivo lontanissimo, mi sembrava un obiettivo irraggiungibile quei 50 iscritti. E non solo siamo arrivati a 50 iscritti tipo 2 settimane fa, 3 settimane fa, quindi molto tempo prima rispetto al mio compleanno, ma l'abbiamo anche battuto, l'abbiamo stracciato completamente, siamo arrivati a 75. E ragazzi, ormai, allora, il mio prossimo obiettivo ovviamente è arrivare al 100, quindi spero di poterci arrivare quanto più presto possibile, e anzi sfrutto l'occasione adesso per ricordarvi di iscrivervi al canale, di lasciare un like, di lasciare anche tanti commenti, perché io li vado a leggere sempre. E iscrivetevi, e ricordatevi anche di guardare nella descrizione con tutti i vari link, con i miei profili social e tutto il resto. Ragazzi, ma che settimana bellissima, bellissima, a parte l'impicci, a parte i problemi, ma è stata veramente una bella, bella settimana. Quando ho visto quei 70 iscritti, anzi prima 65, poi 70 e l'altro giorno 75 iscritti, sono impazzito, ma letteralmente, ragazzi, letteralmente, non potete capire la contentezza, i salti di gioia, veramente i salti mortali ho fatto da un letto all'altro, perché ho 2 letti in camera e sembravo un bambino di 5 anni, ovviamente no, non mi sono messo a saltare sui letti, non reggerebbero tutto il peso del successo che ormai sto avendo, vabbè, a parte gli scherzi, però sono veramente, veramente molto, molto contento. Mi fa molto piacere questa cosa, quindi ripeto, vorrei ringraziarvi tutti quanti e colgo l'occasione per ringraziarvi tutti quanti, per ringraziare anche chi guarda solo i miei video. Comunque ragazzi, non voglio dilungarmi altrettanto, perché comunque questa era, diciamo, la cosa principale di cui volevo parlare quest'oggi. E ripeto, settimana prossima facciamo un weekly
un settimanalito su un argomento mirato. Quindi, ripeto, parleremo di videogiochi, tutta la mia storia con i videogiochi, quali giochi mi hanno fatto appassionare, con cosa ho iniziato e tutto ciò che riguarda la mia vita videoludica. E niente ragazzi, per me possiamo anche concludere qui. Credo di aver parlato abbastanza, credo di avervi rotto le palle abbastanza in questo senso. E quindi io vi do appuntamento al prossimo settimanalito, domenica prossima. Vi do appuntamento come sempre ogni giorno alle 16 con un nuovo video. E vi ricordo anche, tra martedì e giovedì dovrebbe uscire il video sulle notizie di calciomercato del Lecce. Quindi non mancate, io vi aspetto, aspetto i vostri commenti, aspetto tutto quanto. Quindi ragazzi, noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.